Essere o non essere. Questo è il dilemma. Se sia più nobile d'animo soffrire i colpi e le frecce dell'oltraggiosa fortuna, o impugnare le armi contro un mare di guai e affrontandole porre fine ad essi, morire, dormire, nient'altro, e con un sonno porre fine agli strazi del cuore e alle mille naturali battaglie che eredita la carne, è una fine da desiderarsi devotamente. Morire. Dormire. Dormire. Forse sognare. Sì, questo è l'ostacolo. Perché nel sogno della morte, i sogni che possano sopraggiungere dopo che ci siamo sbarazzati degli affanni mortali, devono farci riflettere. Ecco la considerazione che alimenta la sventura. Chi sopporterebbe le frustate e gli spregi del tempo, le ingiustizie degli oppressori, le villanie dei superbi, le pene dell'amore spezzato, le incompetenze della giustizia? Gli scherni che il merito paziente subisce dagli indegni, quando da solo potrebbe farla finita con un nudo pugnale. Chi vorrebbe portare fardelli, imprecando e sudando sotto il peso logorante della vita? Se il terrore di qualcosa dopo la morte. Il paese inesplorato dai cui confini nessun viaggiatore ritorna, non disorientasse la volontà e ci facesse sopportare i mali che patiamo piuttosto che volare incontro ad altri che non conosciamo. Così la coscienza ci rende tutti codardi e così il colore naturale della risolutezza è reso malsano dal pallore del pensiero e imprese di grande altezza e momento per questa ragione deviano dal loro corso e perdono così il nome di azione.